andare, mi ha detto che posso andare. Buonasera a tutti voi e grazie per la vostra gentile e numerosa presenza qui nella suggestiva cornice dell'Abbazia di Santa Maria in Potenza, un sito di indubbio pregio storico, artistico e culturale che quest'anno per la prima volta ospita la cerimonia di conferimento del premio La Ginestra, giunto alla sua 12ª edizione. Sono infatti trascorsi ben 11 anni da quell'agosto del 2006 in cui prendeva timidamente avvio questa iniziativa che, benché sia sorta in modo del tutto sperimentale, con il passare del tempo è giunta ad essere il fiore all'occhiello, l'evento culturale clou dell'estate portoricanatese, notoriamente ricca di eventi e di occasioni di intrattenimento vario. In altre parole, vorrei ricordare, ecco, soprattutto che per coloro che si trovassero a partecipare per la prima volta a questo evento, che il premio La Ginestra nasce proprio come occasione per rendere omaggio primariamente al grande poeta recanatese, nonché a tutte quelle personalità che a vario titolo e nei più disparati settori hanno conseguito risultati eccellenti e la cui attività presenti aspetti in qualche modo ricollegabili all'opera e al pensiero leopardiani. In altre parole, attraverso questo premio, che porta il nome del penultimo componimento poetico scritto da Giacomo Leopardi nella primavera del 1836, esattamente un anno prima della sua morte, attore del Greco presso Villa Ferrigni e che è considerato dalla critica letteraria tra i più complessi dei canti leopardiani, il testamento poetico, filosofico e spirituale del poeta, dicevo appunto che con questo premio si vuole contribuire a far conoscere sia Giacomo Leopardi e le sue opere, sia personaggi contemporanei che risultino a lui legati da un idem sentire, da un comune modo di percepire e di rappresentare la realtà della condizione umana da sempre precariamente sospesa tra il bene e il male, tra la ragione e il sentimento, tra la vita e la morte. Bene, nel corso delle scorse edizioni, probabilmente molti di voi lo ricorderanno, sono state premiate personalità di fama nazionale e non solo. Cito tra gli altri il giornalista Magdi Allam, il noto regista ed autore televisivo Antonio Ricci, lo scrittore Federico Moccia ed ancora lo scultore di fama internazionale Cecco Buonanotte, nato proprio qui a Porto Recanati, il professor Richard Dixon, a cui va il merito di aver curato la traduzione in inglese dello Zibaldone dei pensieri, contribuendo con questo suo importante lavoro a diffondere in tutto il mondo il pensiero filosofico leopardiano. Lo scorso anno, mi piace ricordare, è stato premiato il cardinale Angelo Comastri, che si è rivelato, è stata una piacevole sorpresa, un dotto conoscitore ed estimatore dell'opera leopardiana. Ebbene, quest'anno vi è noto, il premio La Ginestra verrà assegnato ad una personalità di altissima caratura culturale, ad un intellettuale davvero poliedrico, qual è il professor Giulio Sapelli, che pur essendo uno tra i più noti, autorevoli e originali esponenti della scuola economica italiana, il professor Sapelli infatti attualmente è docente di storia economica ed economia politica presso l'Università degli Studi di Milano, ma in precedenza ha insegnato davvero in ogni dove, nelle più prestigiose università europee, americane, australiane, e ha dimostrato appunto, nonostante la sua preparazione di natura tipicamente economica, anche attraverso le sue numerosissime pubblicazioni, pensate ben più di 400, un profondo interesse, passione, una vera e propria apertura per le discipline umanistiche, per la cultura classica in genere e nello specifico per la storia, per la filosofia e per la sociologia. Ma sulla portata delle motivazioni del conferimento del premio La Ginestra 2017 al professor Giulio Sapelli sarete meglio illuminati nel corso della serata dal nostro caro amico Carlo Trevisani, responsabile della sezione cultura leopardiana del Centro Studi Portorecanatesi, a cui competerà anche quest'anno, come nelle scorse edizioni del premio, il compito di coordinare gli interventi degli illustri ospiti che nel corso della serata si susseguiranno e che si indossano
allora ringrazio vivamente per averci onorato della loro prestigiosa presenza e pertanto saluto, partendo da sinistra verso destra, Antonio Marziale, un carissimo amico e un graditissimo ritorno qui al Premio La Ginestra, mancava da qualche anno. È noto per essere il fondatore nonché presidente dell'Osservatorio dei diritti di minori e in tale veste istituzionale lo vediamo spesso ospite di importanti trasmissioni televisive. Tra l'altro mi piace ricordare che dal 2016 ricopre altresì un importantissimo ruolo istituzionale, per il quale mi congratulo con lui, ovvero il ruolo di garante per l'infanzia e per l'adolescenza della Regione Calabria. Poi a seguire Donatella Donati, presenza costante ed imprescindibile qui al Premio La Ginestra, nota studiosa ed esperta dell'opera leopardiana. E ancora Alessandro Meluzzi, non ha bisogno di presentazione perché lo conosciamo tutti, noto psichiatra e criminologo, che come negli scorsi anni è qui anche in veste di presidente dell'Associazione Culturale Premio La Ginestra, che ha sede a Porto Recanati e di cui anch'io mi onoro di far parte, e che tutti gli anni unitamente alla Regione Marche, al Comune di Porto Recanati, al Centro Studi Porto Recanatesi, contribuisce alla realizzazione di questa serata, di questo evento. Poi a seguire, oltre al premiando, Carlo Trevisani e poi, da ultimo ma non per importanza, per la prima volta ospite di questo evento, il professor Massimo Ciambotti, settepedano doc, professore anch'egli di ordinario di economia e prorettore dell'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, nominato quest'anno presidente del CESMA, il Centro Studi Marche, che ha sede a Roma e che ogni anno assegna l'ambito prestigiosissimo premio Marchigiani dell'anno, premio di cui mi sembra che anche il professore sia stato insignito nel 2014, e autore anch'egli di numerosissime pubblicazioni su temi squisitamente economici, con particolare attenzione alla realtà economica della nostra regione e soprattutto alla piccola e media impresa marchigiana, così ho potuto estrapolare dal suo curriculum. Bene, a questo punto, prima di lasciare la parola per una breve introduzione al nostro caro amico Salvatore Piscitelli, inviterei appunto a prendere il microfono per un saluto a tutti voi, da prima il sindaco del comune di Porto Recanati, perché appunto possa porgere un saluto a nome di tutta la cittadinanza portorecanatese e di tutti i componenti dell'amministrazione comunale, poi a seguire il presidente del Centro Studi Porto Recanatese e Porto Recanatesi, l'amico Giuseppe Perfetti, che ringrazio tra l'altro sentitamente per tutto l'impegno profuso per la realizzazione della serata e per la buona riuscita della stessa. A lei, sindaco, la parola. Grazie e buonasera. Benvenuti a tutti, alle autorità militari, a tutti gli ospiti, a tutti i partecipanti e soprattutto a questo magnifico parterre che ogni anno l'Associazione La Ginestra, con personaggi diversi e di altissimo livello, ci propone. Per noi amministrazione è sicuramente una grossa soddisfazione ogni anno arrivare a questo appuntamento. Partecipiamo volentieri e soprattutto siamo sempre in contatto sia con l'organizzazione, quindi con l'Associazione La Ginestra e con il Centro Studi, e l'avvocato Trevisani ci contatta, ci fa sapere in anticipo peraltro chi sarà il premiato, e sono sempre persone di alto livello, come questa sera, come sentirete insomma dalle sue parole, perché è un personaggio veramente che vola alto, insomma, secondo me, sia per le sue esperienze sia per quello che ha fatto. Ciò non toglie che abbiamo presenze costanti, tipo il professor Meluzzi, tipo la signora che è grandissima, e quando si sente parlare la signora di leopardi è veramente, non si stancherebbe mai di stare a sentire, insomma. Poi dopo chi non la conosce sentirà successivamente. Volevo quindi solamente salutarvi, portarvi il saluto dell'amministrazione comunale, e non dico altre parole perché la serata sarà piacevole,
ma sicuramente non sarà una serata brevissima. E vi saluto cordialmente e spero di rivedervi tutti al prossimo anno, sempre per questo tipo di appuntamento. Grazie signori, buonasera. Due parole anche al Centro Studi Porto del Canetesi che io rappresento e un grazie a tutti, veramente, di cuore, perché il nostro timore era che la serata non riuscisse così bene, almeno con le presenze, la possibilità da parte vostra di essere presente. Evidentemente guardandovi abbiamo lavorato bene e quindi la serata già è partita con il piede giusto. Mi corre dare un ringraziamento particolare agli sponsor, a coloro che hanno permesso appunto che la serata poi si realizzasse così come vedremo. L'UMPLI, l'Unione Nazionale Proloco d'Italia, in particolare la Proloco Marche, che poi ci offrirà alla fine della serata prodotti tipici offerti proprio dai comuni terremotati che ci sono molto vicini. La Cotram, che ha messo a disposizione il servizio navetta, l'Eco Pro Energia Acqua Ambiente con sede in Camerino, in particolare la GSG Spa e l'azienda maceratese, sapevo da Pignano, ma comunque del maceratese, importante per la produzione, leader per la produzione dei mobili. E una parola volevo dirla anch'io, ma brevissima. Prima la nostra Morena ha detto quali erano i premiati. Io parto da 3 anni fa. 3 anni fa premiammo Francesco Tombesi per l'astronomia. In pratica eravamo arrivati fino ai limiti dell'universo. E poi l'anno scorso con Sua Eminenza il professor Sua Eminenza Cardinale Angelo Comastri, in pratica siamo andati un po' oltre quei confini. Quest'anno, scusatemi, siamo ritornati sulla Terra nella ricerca di quello che è il motore della Terra stessa, o comunque della vita nella Terra, l'economia, con il professor Giulio Sapelli. Io vi lascio a godere la serata, il fresco di questa location meravigliosa, e ringrazio anche i proprietari che hanno così gentilmente voluto collaborare con noi perché la serata riuscisse nel migliore dei modi. Prego Morena. Ora inviterei appunto a prendere il microfono il nostro caro amico Salvatore Piscitelli, a cui va il merito di aver fortemente voluto l'epoca in cui ricopriva il ruolo di assessore al turismo e alle attività culturali del comune di Porto Recanati, aver voluto questo importante premio, questa iniziativa. Prego Salvatore. Grazie Morena. Ecco, io ringrazio prima di tutto, è un onore avere qui con noi il professor Giulio Sapelli, tutti gli ospiti che sono presenti questa sera. Il premio La Ginestra, come dicevamo, è ormai il 13° anno che si organizza, quindi è un onore per la città di Porto Recanati aver ospitato delle personalità che nel loro campo si sono in qualche modo distinte e che hanno in qualche modo assonanza con quello che è il pensiero leopardiano. In effetti, avendo ascoltato più volte gli interventi fatti dal professor Sapelli, devo dire che tante volte ho sentito da parte sua citare Leopardi. Queste citazioni erano volte sull'Europa, perché Leopardi, per esempio, nello Zibaldone nel 1821 dice, venendo da Versailles del 1815, diceva: ci vogliono dare una grande patria, ma la verità è che la nazione con i suoi confini naturali che ci racchiude, che è quella che ci rappresenta, e la grande patria allora era già l'Europa. Quindi invece in questo modo Leopardi dice no, bisogna avere un amore per la propria nazione, perché da lì nasce una grande virtù, e la grande virtù oggi ne abbiamo bisogno. Ecco, noi questa sera abbiamo dedicato il premio anche e soprattutto ai comuni che sono stati colpiti dal tremendo terremoto dell'anno scorso, che poi è continuato ottobre 2016. E qui presente c'è anche il sindaco Pazzaglini di Visso, che io ringrazio per la presenza e per anche la grande responsabilità che ha in questo momento nell'affrontare una situazione che davvero è pesante
e so, avendo poi vissuto anche il tremendo sisma del 1997, che non è così semplice, no, dare delle risposte, soprattutto a quelle persone che hanno delle esigenze che sono rapide, avere delle esigenze rapide, trovarsi in mezzo a una strada, no? Perché Leopardi anche nella Ginestra vede una speranza. Ecco, noi stasera offriamo a questi comuni, a questi paesi che sono stati toccati così duramente la nostra Ginestra, la speranza, no? Che possa anche in un territorio dove sia stata la devastazione nascere questo fiore così profumato, così diciamo anche difficile, no? Che nasce nel deserto, in situazioni anche molto difficili. Quindi noi pensiamo che ripartire, la ripartenza deve essere, diciamo, veloce, deve esserci da parte delle istituzioni tutte, no? Io ringrazio tutti qui presenti, le nostre forze armate, tutti gli sindaci che si sono dati da fare, la regione, che in qualche modo hanno cercato di dare una risposta alle esigenze dei cittadini, dei nostri concittadini, dei nostri corregionali che si sono trovati in questa grave difficoltà. Ecco, professor Sapelli, io la ringrazio, per me è un grande onore, ma tra l'altro la serata passata qui era una serata fatta tra amici, quindi è bello ogni tanto trovare degli amici che stimi, che in qualche modo senti il comune sentire, no? Ci mette insieme, da iniziare dal caro amico Antonio Marziale, ad Alessandro Meluzzi, al caro coordinatore del premio che è l'avvocato Trevisani, e poi il nuovo amico che si è aggiunto questa sera e che ringrazio di cuore per aver accettato l'invito, che è il professor Ciambotti, che viene anche lui da una zona duramente colpita dal terremoto, che è San Severino Marche, e che penso diciamo abbia a cuore quella che è l'economia della nostra regione, un'economia fatta di piccole aziende, di gente che sa lavorare con le mani, che ha manualità, di artigianato, questa forza della regione Marche, no? Che in qualche modo deve essere sospinta ancora di più in questo momento per un rilancio, per non creare lo spopolamento che già c'è in quelle zone, che sono bellissime per il loro carattere naturalistico, diciamo, per quanto riguarda l'architettura e per quanto riguarda la storia. Non dimentichiamo che 28 manoscritti di Leopardi sono nel Museo Diocesano, in quello che era il Museo Diocesano di Visso, quindi c'è tanta di quella storia, tanta di quell'architettura, di bellezza in questa regione, che penso che per forza tutti quanti dobbiamo metterci insieme e cercare di rilanciare insieme l'economia di queste città, di questi paesi, perché il mare, la costa da sola non può dare, diciamo anche sotto l'aspetto turistico, perché molto nelle Marche si pensa all'aspetto turistico, non può dare diciamo una pienezza e una contezza al turista che viene alle Marche senza l'entroterra marchigiano. Quindi noi siamo, diciamo, questa sera tutti accomunati da questa ginestra, da questa speranza che i nostri centri dell'entroterra presto riavranno la loro storia, riavranno la loro società viva, quella società fatta di piccole aziende, fatta da agricoltori, fatta da gente che ha saputo costruire questa regione. Ecco, io ringrazio il professor Sapelli perché questa sera ci potrà dare, insieme al professor Ciambotti, anche dei suggerimenti, perché le normative sono difficili, perché non sono sempre, diciamo, attualizzate a quello che è il contesto. Dunque, anche sotto questo aspetto, noi stasera potremo colloquiare con chi invece ha conoscenza di queste tematiche, perché l'economia è fondamentale in questo momento. In questo momento di disagio c'è bisogno e c'è necessità di un rilancio. Grazie professore, è davvero un onore averla qui con noi. Ringrazio il professor Meluzzi, che è il nostro presidente e col quale mi lega un'amicizia fraterna, e che ringrazierò sempre per aver condiviso questa idea. Grazie anche al dottor Marconi, che è consigliere regionale, che è presente e rappresenta la regione. Grazie a tutti voi comunque che siete qui e che questa sera condividete con noi questa speranza e nella ginestra che è la poesia di Leopardi, l'ultima poesia di Leopardi, che è stata in qualche modo anche l'inizio della storia di questo premio. Grazie. Bene, grazie a te Salvatore per questa bellissima introduzione. I saluti di rito sono finiti ed entriamo quindi nel vivo della serata, proprio con l'ascolto della ginestra che ci verrà
recitata dall'attore Giuseppe Russo. La ginestra appunto ci accompagnerà un po' per tutta la serata, il filo conduttore di questo evento, quest'anno proprio nel primo anniversario dei tristi eventi sismici che hanno colpito la nostra regione, così come opportunamente ha ricordato il nostro caro amico Salvatore. E quindi questo messaggio di fratellanza e di solidarietà che proviene da questo canto leopardiano, che è uno dei più complessi appunto dei canti leopardiani, vuole essere di buon auspicio e soprattutto un messaggio di vicinanza a tutte le popolazioni terremotate. Grazie a voi per l'attenzione accordatami e non posso che augurarvi una piacevolissima serata e un buon ascolto della ginestra. Grazie. Qui, sull'arida schiena del formidabile monte, sterminator vesevo, la qual null'altro allegra arbor né fiore, tuoi cespi solitari intorno spargi, odorata ginestra, contenta dei deserti. Anco ti vidi dei tuoi steli abbellir le erme contrade che cingon la cittade, la qual fu donna dei mortali un tempo e del perduto impero par che col grave e taciturno aspetto facciam fede e ricordo al passeggero. Or ti riveggo in questo suol di tristi lochi e dal mondo abbandonati amante ed afflitte fortune ogni or compagna. Questi campi, cosparsi di ceneri infeconde e ricoperti dell'impietrata lava che sotto i passi al peregrin risona, dove s'annida e si contorce al sole la serpe e dove al noto cavernoso covil torna il coniglio, fur liete ville e colti e biondeggiar di spiche e risonaro di muggito d'armenti. Fur giardini e palagi agli ozi dei potenti, gradito ospizio e fur città famose che coi torrenti suoi l'altero monte da linea a bocca fulminando presse con gli abitanti insieme. Or tutto intorno una ruina involve, dove tu siedi, o fior gentile, e quasi i danni altrui commiserando al cielo di dolcissimo odor mandi un profumo che il deserto consola. A queste piagge venga colui che d'esaltar con lode il nostro stato ha in uso e vegga quanto il gener nostro incura all'amante natura e la possanza qui con giusta misura anco estimar potrà dell'uman seme cui la dura nutrice ove men teme con lieve moto in un momento annulla in parte e può con moti poco men lievi ancor subitamente annichilare in tutto. Dipinte in queste rive son dell'umana gente le magnifiche sorti e progressive. Sera. E abbiamo sentito dalla magnifica voce di Giuseppe Russo l'incipit della ginestra che, come ricordato opportunamente dalla nostra incomparabile presentatrice, rappresenta il culmine della poesia e del pensiero leopardiano. E poesia e pensiero che in Leopardi si legano inscindibilmente, nel senso che le opere più propriamente filosofiche in cui Leopardi appalesa il suo pensiero sono indubitabilmente lo Zibaldone e le operette morali, ma
non a caso nei suoi canti più importanti ritorna tutta la materia del pensiero che è stato più diffusamente elaborato nelle opere in prosa. E in questo canto estremo della Ginestra, scritto 2 anni prima della sua scomparsa, Leopardi instaura un dialogo col fiore della Ginestra e si colloca in questo dialogo a Villa Ferrigni sulle pendici del Vesuvio, in cui lui si era rifugiato unitamente alla famiglia dell'amico Ranieri per sfuggire alla pestilenza che incombeva nella città di Napoli. E il dialogo è un dialogo immaginario, ovviamente. Lui si rivolge alla Ginestra e in questa prima fase della poesia e poi nella fase conclusiva, additando la Ginestra come fiore gentile che amante dei deserti e che consola col suo profumo i deserti. Questa consolazione del profumo della Ginestra è una chiara allusione alla forza della poesia come elemento di sublimazione delle sciagure e dei dolori umani. Una notazione importante è quella del famosissimo verso dipinte in queste rive son dell'umane genti le magnifiche sorti e progressive. Se voi andate a rileggere la Ginestra, voi vedrete che questo verso è scritto in corsivo ed è l'unico esempio nell'ambito dei canti leopardiani in cui Leopardi adotta il verso di un altro poeta, che è suo cugino Terenzio Mamiani, e anche lui di famiglia marchigiana. Chi conosce Ancona avrà modo di passare per la via Terenzio Mamiani, che è una delle vie centrali. E la citazione di questo verso è strumentale nell'ottica della poesia leopardiana. Lui parla di magnifiche sorti e progressive, ponendosi in implicito contrasto con la figura del cugino che aveva scritto questo verso nel contesto dei propri inni sacri, che sono dotati di una autonoma validità, ma Leopardi lo cita questo verso in contrapposizione dialettica con quella che era la posizione politico-ideologica del cugino, che era un cattolico liberale e come tale diciamo aperto alle magnifiche sorti e progressive di cui parla il verso. C'era Leopardi più avanti nel contesto della Ginestra si rivolge all'Ottocento, al proprio secolo, e lo definisce superbo e sciocco. Il motivo di questa definizione è che Leopardi non credeva alle magnifiche sorti e progressive che erano decantate dai suoi contemporanei come prospettiva di sicuro immancabile progresso. E io mi fermerei a questo punto, riservandomi poi di intervenire ulteriormente nel prosieguo della lettura della Ginestra. Qui mira e qui ti specchia secol superbo e sciocco che il calle insino allor dal risorto pensier segnato innanti
l'abbandonasti e volti addietro i passi del ritornarti vanti e proceder il chiami. Al tuo pargoleggiar gli ingegni tutti, di cui lor sorte rea padre ti fece, vanno adulando ancora caludibrio talora t'abbian fra sé. Non io, con tal vergogna scenderò sotterra, ma il disprezzo piuttosto che si serra di te nel petto mio, mostrato avrò quanto si possa aperto. Bench'io sappia che oblio preme chi troppo all'età propria increbbe. Di questo mal che teco mi fia comune assai, finor mi rido. Libertà vai sognando e servo a un tempo vuoi di nuovo il pensiero. Sol per cui risorgemmo dalle barbarie in parte e per cui solo si cresce in civiltà che sola in meglio guida i pubblici fati. Così ti spiacque il vero dell'aspra sorte e del depresso loco che natura ci diè. Per questo il tergo vigliaccamente rivolgesti al lume che il fe palese e fuggitivo appelli vil di chi lui segue e solo magnanimo colui che, se schernendo o gli altri astuto o folle fin sopra gli astri il mortal grado estolle. Intercaliamo la lettura con gli interventi dei nostri relatori. Iniziando da Donatella Donati. Prego. Sento la responsabilità di questo intervento perché la mia intenzione è quella di rendere onore a uno scienziato, a un economista, a un uomo di scienza dunque, a una persona che vede con occhi diversi da quelli del poeta il mondo che lo circonda, pur avendo una sensibilità particolare per la poesia. E ho pensato a tutte le volte in cui mi è sembrato che anche tra Leopardi e la sua famiglia ci fosse un legame molto forte di ambizione per la scienza, per quello che va osservato, che va conosciuto e che serve poi. E voglio cominciare con una questione che oggi è di grande attualità, quella dei vaccini, che sta distribuendo in Italia conversazioni tra le più rozze e tra le più incredibilmente false. Uno dei primi bambini vaccinati d'Italia è stato Giacomo Leopardi, e voglio ricordare che il padre Monaldo, giovanissimo padre, a poco più di 20 anni, ne aveva 23 mi pare a quel tempo, 23-24, quando ebbe notizia di questo vaccino contro il vaiolo che a Milano era diventato oggetto anche di una grande poesia da parte del Parini, volle farlo venire e mandò addirittura una persona a ritirarlo a Genova dalla famiglia Doge per poter subito dopo provarlo sui suoi 3 bambini: Giacomo, che aveva 3 anni, Carlo, che ne aveva 2, e Paolina, che ne aveva 1 soltanto. Fu un'esperienza che lui stesso racconta, momento per momento, dello svolgimento delle fasi di questa sua, in fondo, eroica azione, che vedeva come testimoni i suoi bambini. E così ha raccontato nella sua autobiografia di quanta forza ha avuto Giacomo,
che non ha reagito neanche con la febbre al vaccino e di come sia andata un po' meno bene per gli altri due bambini, che ebropustole, sanguinanti e bisogno di cure per lunghi giorni, ma che furono resi immuni per sempre da questa malattia orribile che sfigurava il volto anche di appartenenti alla famiglia Leopardi, alle famiglie reali, non guardava in faccia a nessuno ed era veramente una peste per l'umanità di quel tempo. Questo episodio ci dice come all'interno della famiglia di Giacomo ci fosse una tendenza non indifferente, un'attenzione particolare a quello che riguardava la scienza e la fiducia nella scienza. Pochi anni dopo, Monaldo volle fare un altro esperimento di cui rese compartecipe anche Giacomo. Piantò le prime patate piantate nelle Marche nel suo giardino, perché aveva ricevuto dei fittoni, non so come si chiamano poi, le parti della patata che debbono essere conficcate nel terreno. Fatto sta che fu lui che per primo fece conoscere ai suoi contadini, a coloro che coltivavano i suoi campi, l'esistenza della patata e ne trasse notevoli anche realizzazioni di carattere economico. Questa mentalità di osservazione della realtà e di utilizzo della scienza e questo modo, diciamo, economico di vivere non fu estraneo neanche al giovanissimo Leopardi, quando per la prima volta ebbe un'avventura reale in una città dove non aveva parenti ma solo amici, Bologna, e dove si mantenne facendo lezioni di latino e di greco ad alcuni studenti bolognesi. Il padre lo rimproverò aspramente per questo. Non era corretto che un conte, un nobile, si facesse dare denaro per questo lavoro intellettuale, ma Giacomo andò avanti imperterrito e passando da Bologna a Milano fece un contratto con l'editore Stella, che è uno dei primi contratti tra autori ed editori, un contratto veramente solido. Si impegnava a scrivere una crestomazia della letteratura italiana in un certo numero di anni e di averne in compenso un mensile assicurato. E questo infatti gli consentì di vivere tranquillamente per un po' di anni senza dover chiedere denaro alla famiglia. Della famiglia si diceva che fosse un po' avara di denaro e che non aiutasse mai con quella spontaneità e con quella generosità che era necessaria a un grande ragazzo come lui per quanto riguardava i suoi studi, i suoi viaggi, la sua vita. In realtà però bisogna dire che Monaldo aveva tanti e tanti debiti da pagare che era necessario che stringesse i cordoni della borsa che aveva affidato completamente alla moglie. Ecco che allora ci troviamo di fronte non all'uomo economista ma alla femmina economica, alla donna capace nonostante 11 gravidanze, alcune delle quali giunsero a compimento, altre furono purtroppo portate avanti male, con disagio e con aborti. E nonostante questo impegno continuo che per tutta la sua giovinezza la tenne legata a questo focoso marito, di questo si è parlato sempre molto poco, di quanto fosse focoso Bonaldo,
era focoso e anche imprudente qualche volta, e fu proprio per un'imprudenza che si trovò pieno di debiti. Prima di conoscere Adelaide si era fatto convincere da un amico recanatese, e suo parente in qualche modo, che la donna adatta a lui era una certa Diana Zambeccari di Bologna, parente di un cardinale, appartenente a una famiglia molto ricca, e Monaldo accettò l'invito dell'amico e si misero d'accordo: se tu tirerai fuori il fazzoletto dal taschino quando da lontano potrai vedere questa ragazza, vorrà dire che io posso combinare il matrimonio. E che cosa avvenne? Che nel grande salone della famiglia Zambeccari, dove l'incontro tra Monaldo e Diana avvenne, c'erano parecchi metri di distanza. Quando lui la vide da lontano, fu preso dal fascino soprattutto della città di Bologna, di quell'ambiente particolare, così pratico, così abile a godere, dove tutto sembrava felicità e allegria, e in un momento tirò fuori il fazzoletto dal taschino. E così si combinò il matrimonio. E combinare il matrimonio con la famiglia Zambeccari significava mica soltanto dare la parola, significa anche mettere per iscritto tutto quello che sarebbe stato dato alla sposa per questo matrimonio. Quando Monaldo tornò a casa, si fermò dalla nonna, che era una mosca, anch'essa di nobile famiglia, a Pesaro, e la nonna lo rimproverò aspramente per questa ingenuità, perché lui mostrò subito una grande scontentezza per la scelta fatta. E appena tornato a casa scrisse una lettera anonima, che si capì subito però che veniva da lui, in cui fu fatto sapere allo Zambeccari che Monaldo Leopardi aveva deciso di non sposare la figlia, aveva cambiato idea, e Zambeccari si fece ripagare con una grande quantità di denaro. Per cui Monaldo, quando mise su casa, come suol dirsi, e sposò Adelaide Antici, fu costretto ad affidarle tutto il pacchetto di denaro che aveva, per salvarlo dalla furia degli statori che per anni vollero riavere il denaro che era stato promesso allo Zambeccari. Questa situazione così particolare ci dice quali erano le condizioni in cui la nobiltà del tempo viveva: molta apparenza, molte terre, molta importanza data ai titoli, ma pochissimo rispetto poi della parola data. E questa fu la ragione per cui Adelaide fu costretta a stringere i cordoni della borsa. Questa madre che con una certa cattiveria molti critici hanno giudicato pessima madre, cattiva donna, era in realtà la madre di Giacomo, e aveva per lui affettuosissimi nomignoli. Muccio, Muccio mio lo chiamava. E lui racconta della madre che, tirandosi su le gonne e con gli stivali ai piedi, attraversava il giardino che separava una parte della casa dall'altra casa, la facciata del palazzo è solo facciata, perché le case dietro sono separate appunto da questo giardino, e era stata fatta una facciata solo per dare un grande respiro di grandiosità a una famiglia che con il matrimonio di Adelaide Antici aveva fatto un passo avanti nella società del tempo. E questa madre
la descrive Giacomo, mamma, racconta, passava da una parte all'altra delle nostre case, attraversando il giardino, tirandosi su la gonna e mostrando gli stivali che aveva ai piedi. E lo dice in un modo così affettuoso che sembra incredibile che possa pensarsi che tra lui e la madre ci fossero dei cattivi rapporti. Qualche volta bisogna scavare a fondo per capire tutto. Ma andiamo avanti nel tempo. Andiamo avanti nel tempo in cui arrivò a Napoli, che furono anni particolari. E per la storia anche d'Europa, dopo il 30, dopo la rivoluzione del 30, che vide vittoriosa in Francia la categoria dei banchieri e che diede ai banchieri un potere straordinario nella Francia e in alcuni altri territori dell'Europa, questo predominio del denaro divenne un incitamento a cercare, ove era più possibile, fonti di mantenimento. Il povero Giacomo questo mantenimento lo chiedeva ancora ai suoi genitori, e proprio negli anni 30, ritornato a Recanati qualche mese prima, chiese ai suoi genitori di dargli un po' di denaro per vivere a Firenze, dove gli amici che frequentava avevano dato la possibilità ai suoi studi di allargarsi, di espandersi. I genitori dissero no, e gli amici furono loro che raccolsero e raggranellarono denaro, si tassarono per poter raccogliere tanto denaro da poter mantenere Giacomo almeno per un anno a Firenze, e questo avvenne e rese tranquillissimo il primo anno del soggiorno fiorentino nel 1831. Poi ritornarono i problemi, ma questa volta, attraverso l'intervento dello zio Carlo, nessuno parla mai abbastanza della famiglia Antici. La famiglia Antici è stata una delle famiglie più importanti d'Italia, è stata una delle famiglie che ha avuto una maggiore quantità di raccolta di denaro nel tempo, e che ha fatto anche delle imprese molto importanti, come quella di portare i gesuiti a Recanati e di farne perciò un centro culturale importante. E la famiglia Antici aveva un legame stretto con il Vaticano, perché il fratello di Adelaide, lo zio di Giacomo, aveva sposato la sorella del cardinale Mattei, e il cardinale Mattei era il cardinale di Stato, diciamo l'anima nera del Papa d'allora, il ministro degli esteri, quello che organizzava tutta la vita dello Stato, della Chiesa. E quindi questa presenza nella famiglia Antici del cardinale Mattei ha significato qualcosa di molto importante nella vita di Giacomo. E Giacomo era molto attaccato allo zio Carlo, perché lo zio Carlo era il contrario del padre, era un uomo che amava lo sport, era vissuto molto all'estero, sapeva bene il tedesco, era uno spadaccino, era stato per lui, il ragazzo, un modello importante, e fu lo zio Carlo che intercesse, poi si mise in mezzo e diede anche lui del denaro perché Giacomo potesse vivere tranquillamente a Napoli dove la sua vita si spense in quel modo così originale, così fuori da ogni regola della morte.
un uomo che è morto in piedi e di cui nessuno poi nel tempo ha mai parlato, considerandolo un malato immaginario quasi, uno che si nutriva di gelati, un appassionato con gusti particolari. Il film di Martoni da questo punto di vista è stato terribile, perché ha messo in evidenza dei lati veramente sofistici della vita di Giacomo. Non mi è piaciuto affatto. Giacomo è morto in piedi e tutto quel patrimonio che aveva avuto nella vita, di scienza anche, riconosceva la sua malattia, sapeva quello che era. Quando descriveva al medico e ai vari medici che incontrò nel corso della sua vita a Firenze e a Milano i sintomi della sua malattia, era lui che faceva la diagnosi, perché li conosceva tutti quelli che erano i suoi mali, era un osservatore preciso di essi e da questo punto di vista avrebbe potuto essere anche un grande scienziato. Tant'è, e finisco con questo, vi dico, ho detto che è morto in piedi perché ha detto a un certo punto che mi sento male, Antonio, Totonno anzi lo chiamava, portami a letto. Totonno lo portò a letto, lo sdraiò, gli assestò i cuscini, Giacomo balenò con gli occhi, gli disse: Totonno, non ti vedo più, e morì. Quindi fino a 2 ore prima era in piedi in sala da pranzo in attesa che venisse la carrozza che l'avrebbe portato a Villa Ferrini, dove appunto aveva pensato alla ginestra. Ecco, mi dicevo quindi che questa caratteristica di Giacomo di essere così attento ai sintomi, così capace di individuare con poche parole quello che di nuovo c'era nel mondo, mi fa ricordare una sua frase famosa: è figurato il mondo in piccola carta, in piccola carta, che scrisse quando era molto giovane nella poesia d'Angelo Mai, parlando delle grandi scoperte geografiche che Colombo aveva fatto. Oltre ad esaltare Angelo Mai, esalta anche altri italiani che gli erano cari, Colombo e poi Alfieri, per quanto riguarda l'amor di patria era un esempio, e alla modestia delle sue espressioni. La citazione del soggiorno bolognese fatta da Donatella nella sua incomparabile ricostruzione biografica mi induce a una citazione che è verosimilmente l'unica manifestazione di intendimenti economico-imprenditoriali da parte di Giacomo Leopardi. Durante il soggiorno bolognese, e lo ricaviamo dall'epistolario, scrive una lettera al padre dove, criticando i sapori e i valori dei vini e degli oli dell'Emilia-Romagna, propone al padre di intraprendere una esportazione da Recanati a Bologna dei vini, degli oli e dei fichi secchi delle aziende agricole di famiglia, e questa, parlando di economia, è probabilmente l'unica manifestazione di una attenzione di Giacomo Leopardi per la tematica economica. Darei la parola ad Antonio Marziale, sì. Sì. Buonasera, io
stasera sono particolarmente contento di essere qui perché il premio va ad un amico prima di tutto. Un amico per me importante, ma in chiave, posso dire professionale, perché se dicessi scientifica, di fronte a cotanta autorevolezza, insomma, peccherei di mancanza di umiltà. Io sono sociologo e a un sociologo un economista fa molto comodo, perché i sociologi, se vogliono orientarsi per comprendere che tipo di società si sta vivendo e verso quale tipo di società si va, devono mettersi con una santa pazienza a studiare il diritto, ma forse a leggere le costituzioni di un determinato paese. Un economista, quindi leggere l'economia di quel paese, e gli storici, quindi storia, economia e diritto. Non per sterile lusinga cortigiana, perché tra amici non è il caso, né la serata esige ulteriori attestati di merito a quelli che ha il professor Sapelli, ma Sapelli è uno dei pochi economisti che io riesco a leggere per intelligibilità. Perché guai se un economista scrivesse, come purtroppo capita, molti ce ne sono in giro, per far comprendere solo agli economisti. Quindi ritengo che veramente oggi, per quanto ci riguarda come comunità sociologica, noi abbiamo bisogno di economisti intelligibili, perché tutto il discorso è imperniato lì. Con una sintesi direi elementare, ma proprio per essere intelligibile, io direi che tutto quello che ci sta capitando in questo periodo è imputabile nel bene e nel male all'economia. Io lo dico spassionatamente, io sono convinto che poi subentrino anche logiche religiose alla base dei conflitti, logiche politiche, ma io sono convinto che il vero Dio che sta alla base di tutti i conflitti, dei più grandi, sia il Dio denaro, sia l'economia, sia il potere economico finanziario. Quando Alessandro Meluzzi mi volle all'interno di questo comitato del premio La Ginestra, perché io gli amici di Porto Recanati non li conoscevo, fu lui a dire vorrei che ci fosse Antonio, mi disse: però quando fai le tue disamine la sera che diamo il premio, nelle individuazioni della personalità da premiare, fai sempre riferimento anche non solo alla sociologia, fai riferimento a ciò di cui tu ti occupi, cioè i bambini. Io sono presidente dell'Osservatorio Nazionale sui diritti dei minori e autorità garante per l'infanzia della Regione Calabria. E oggi chiedo, approfitto dell'occasione, perché poi Giulio non solo dovrai ritirare il premio, ma dovrai dirci qualcosa. Dicci verso che tipo di mondo noi stiamo andando, perché la preoccupazione che noi abbiamo oggi per le giovani generazioni non è una preoccupazione da poco. Cioè, io sono convinto che le crisi rientrino prima o poi, che ci sia una ciclicità storica nei conflitti, che ci sia una ciclicità nelle crisi. È ciclico che ogni tot di anni succede un qualcosa che poi però esige una rivoluzione per rientrare nella norma. Questi ragazzi che oggi non possono, forse non sono minorenni, ma come se lo fossero, perché sono comunque in età evolutiva, i diciottenni, i diciannovenni di oggi, qualche tuo collega in maniera molto così superficiale, devo dire, li ha definiti bamboccioni, ma è colpa dei bamboccioni essere tali, o è colpa di un sistema che te li parcheggia a casa fino ai 30, 35, 40 anni e non possono mettere più famiglia, non possono più fare un progetto di vita? E allora, che cosa stiamo donando noi a questi giovani? Mi riferisco l'altro giorno a una dichiarazione fatta dal ministro Fedeli, che dice: allunghiamo la scuola dell'obbligo a 18 anni. Sì, per amor del cielo, esigiamo una cultura sempre più profonda, perché il livello medio culturale dell'Italia si è abbassato profondamente. La media culturale del paese è in regresso, non è in evoluzione. Ma Dio santo,
chi sta determinando tutto questo? Cioè, alla fine dei conti, poi, se è vero che uno che deve andare a scuola obbligatoriamente fino a 18 anni si innalza forse, verosimilmente attraverso la didattica, il suo livello culturale, ma non è forse questo un modo per dire non abbiamo la soluzione da qui ai prossimi anni, per dire a 18, 19, 20 anni cominciate a fare progetti di vita, a lavorare, dovete rimanere parcheggiati ancora di più a scuola? Io credo che stasera sia forse l'occasione più propizia per quanto mi riguarda per chiederti, Giulio, nella tua onesta visione, perché io ti leggo, io ho letto quest'anno il tuo ultimo libro, Il Nuovo Mondo, che mi sembra che sia anche, che guardi a un'innovazione che attinga però al passato, perché tu disegni un riequilibrio del mondo attraverso quello che è una rinnovata intesa che separi solo due blocchi, Russia e America, e poi tenga a bada un po' la Cina che sta scalpitando, c'è l'innovazione scritta nel passato. Noi per questi ragazzi, Giulio, dobbiamo guardare a un'economia del passato, c'è una nuova formula. Veramente chiudo questo intervento, veramente, Giulio, gli stati-nazione, no, che sono in crisi, io vedo tante divise militari qui presenti, ma proprio perché sono all'interno delle istituzioni con un incarico delicato che è quello della tutela dei minori, io vedo uno Stato sempre più incapace di rispondere, vedo le prefetture che annaspano di fronte ai bambini che arrivano da paesi poveri che cercano rifugio qui da noi, poi è chiaro si alimenta anche una letteratura di xenofobia, si alimentano le masse, guarda, io li ho visti gli sbarchi. Io la cosa più forte che ho visto nella mia vita, non la potrò mai dimenticare, è quando io nell'aprile del 2016 vengo nominato autorità garante per l'infanzia della regione Calabria e vado a vedere per la prima volta uno sbarco, perché l'avevo visto solo in televisione, l'avevo visto solo in internet. Quando sono arrivato lì sulla banchina ho visto tre sacchetti piccolini scaricati da una gru e ho chiesto cosa stanno scaricando e mi hanno detto che erano tre bambini di pochi mesi. Beh, lì la coscienza si deve interrogare, lì la coscienza deve per forza interrogarsi, e questo poco c'entra con poi la questione del terrorismo, cioè che lì la disamina è tutt'altra, ma noi qui stiamo parlando di piccole vite sventurate. Allora, Giulio, io concludo, perché sarei una fiumana se mi metto a pensare a tutte le domande che vorrei farti questa sera, ma concludo: è vero che a comandare oggi è la Goldman Sachs, è vero che oggi i nostri politici sono condizionati da un potere economico forte che sta soggiogando il potere dello Stato-Nazione, è vero che noi in questo momento siamo governati da coscienze bancarie piuttosto che da una politica democratica. Cosa c'entra tutto questo con Leopardi? Beh, Leopardi ha scritto pagine di acuto pessimismo, questo lo ricordo a scuola perché è stata una tortura per me Leopardi, ma oggi da grande lo amo, l'ho letto, l'ho riletto, da grandi si capisce di più. C'entra perché vorrei che come Leopardi tu fossi capace, Giulio, di scrivere dandomi una risposta. Giulio, non ti distrarre perché ti sto facendo. Sì. Volevo chiederti stasera se puoi scrivere una qualche bella pagina di poesia economica che possa ridare un po' di barlume e di speranza a chi guarda il mondo con gli occhi dei più piccoli. A questo punto darei la parola all'autorevole professor Ciambotti. Grazie, io ringrazio, sono io a ringraziare per l'invito e questo prestigioso premio. Beh, è un po' difficile parlare dopo questi due interventi in realtà, perché insomma dopo lo riprendo. Per certi aspetti, no, sono due interventi che mi hanno preceduto, che hanno sottolineato, sono quasi contraddittori l'uno con l'altro, no, in qualche modo. Io giudico questa serata un po' paradigmatica della mia attività un po' di questi ultimi anni, perché si sono incrociate un po' due vie, quella della mia professione, che insegno programmazione e controllo, quindi insegno materie molto aride da questo punto di vista, management, control, budget, la contabilità, management accounting, e la poesia.
perché poi mi sono trovato anche puro caso presidente di una fondazione, Fondazione Claudi, che è dedicata a un poeta, Claudio Claudi, che io cerco di far conoscere perché è un grosso poeta marchigiano, totalmente sconosciuto, ma che cercheremo di far conoscere con un piano editoriale delle sue opere che sono straordinarie. Quindi si sono incrociate un po' queste due strade, quella della poesia con l'economia, quindi la serata per me è molto paradigmatica del momento, diciamo, che vivo. Però è interessante perché mi ha consentito di leggere le motivazioni, innanzitutto la motivazione del premio data al professor Sapelli, e lì ho scoperto la citazione che aveva fatto appunto di Leopardi, che parla un po', no, di economia. Poi stasera addirittura abbiamo visto che Leopardi aveva qualche caratteristica imprenditoriale, quindi addirittura scopro una cosa veramente incredibile. Ma dicevano che nella motivazione del premio si fa riferimento a un articolo del professor Sapelli dal titolo Etica sì, ma a fondo perduto. È un articolo dei primi anni, penso del 2000, insomma, 2002-2003. Mi ha interessato perché ci sono tre o quattro spunti in questo articolo che vorrei cercare di riprendere, ma legandoli molto alla situazione attuale economica del nostro paese, ma anche soprattutto delle Marche. Si parla in questo articolo soprattutto di responsabilità sociale di impresa, e sulla responsabilità sociale di impresa, come voi sapete, c'è molta letteratura, molti ci hanno scritto, anche troppo, si parla di etica d'impresa, insomma, spesso anche un po' come strumentalizzandola, come una verniciatura etica invece ad operati che poi di etico non hanno nulla, anzi, è esattamente il contrario, quindi si dice una cosa e poi se ne fa un'altra. Si è un po' stufi, no? È come se si fosse un po' stufi di questa cosa, perché anche a cena parlavamo di corruzione, parlavamo di cose negative che avvengono, e che quindi quando uno si trova a parlare poi di responsabilità sociale di impresa, cioè responsabilità, come dice il professor Sapelli in quell'articolo, responsabilità dell'impresa e responsabilità nell'impresa, cioè responsabilità associata al fatto dell'individuo, del soggetto, e quindi alla sua morale in fondo attuata, e della responsabilità in quanto impresa destinata a continuare nel tempo, che quindi deve fare il profitto, reinvestirlo e continuare nel tempo. Ora è proprio questo, tra l'altro, è questa etica, no, della responsabilità estremamente importante. Io la vedo profondamente legata al modo di fare impresa nelle Marche. C'è, il professor Sapelli, lei ha fatto in quell'articolo per esempio la distinzione giustissima tra morale ed etica, sottolineando, no, come l'aspetto morale è il presupposto spirituale della condotta dell'uomo, cioè una disposizione interiore in rapporto con tutte le sue possibilità di scelta, di valutazione, no, del suo operato. L'etica invece rappresenta l'insieme dei valori morali effettivamente realizzati in un dato contesto di tempo, di spazio. L'imprenditoria marchigiana ha dimostrato l'esistenza di questo presupposto. Pensate per esempio, no, a come sono nate e sono sviluppate certe imprese, il modello Merloni per esempio, alle sue origini, no? Ma io voglio fare riferimento a un esempio di oggi che è calzante per far capire bene cosa vuol dire questo. È l'esempio che abbiamo il sindaco di Visso, vicino a Visso, a Ussita, mi pare a Ussita, no? C'è la Svila, a Visso proprio, a Visso. La Svila è un'azienda ormai quasi di medie dimensioni che ha un suo modello di appartenenza da parte degli operai, da parte di chi ci lavora, no? Che ha colpito innanzitutto l'imprenditore, cioè colui che ha rilevato, e opera dall'America, perché l'ha rilevata dall'America. Cosa ha visto?
questo imprenditore per investire e credere in un'azienda in un territorio che oggi è devastato? Cosa ha visto? Ha visto un modo di concepire il lavoro e il luogo del lavoro e il motivo del lavoro, cioè il contenuto, cioè l'azienda appunto, come un qualcosa che appartiene a sé, che quindi al quale io tengo, no? Al quale io sono, come dire, appartengo e tengo, ci tengo che continui, che si sviluppi. E non a caso io ho conosciuto appunto qualcuno che lavora lì, mi ha riferito diversi episodi, insomma, che testimoniano questa concezione di impresa come un luogo, diciamo, di appartenenza, ma soprattutto come concezione di un qualcosa che deve continuare nel tempo perché dà lavoro, no? E la gente che lavora vuole che sia fatta bene, quindi oltre al fatto che c'è l'acqua buona per fare la pizza, oltre al fatto che c'è gente che la sa fare, ma c'è anche gente che ha gusto, che ha piacere di farlo. Ma questo è un esempio, no? Allora io pensavo, collegavo questo tema della responsabilità ad alcuni aspetti che sono prioritari oggi per il nostro sistema del territorio, insomma, della nostra realtà imprenditoriale. Secondo me, responsabilità sociale d'impresa oggi non vuol dire non rubare, non vuol dire non essere corrotti. Vuol dire innanzitutto, secondo me, vuol dire fare bene il proprio lavoro. Fare bene il proprio lavoro significa guardare alla realtà. Mi ha colpito prima quando, parlando delle patate, come dire, Leopardi, perché aveva fatto quella cosa? Perché era attento alla realtà. Guardava, aveva uno sguardo aperto sulla realtà, attento a cogliere nella realtà i segni di un suo possibile sviluppo, i segni di possibili opportunità anche di investimento, no? Di apertura. Quindi questa è la prima cosa, proprio perché i nostri giovani devono essere in grado di scommettere. Io vengo visto nei giorni scorsi, sono stato al meeting di Rimini invitato per una relazione di presentazione di una mostra sulla rivoluzione russa, dal punto di vista anche aspetti economici che c'erano nel 1900, tra 1900 e 1917, e ho visto diverse start-up, no? Diverse mostre con diverse iniziative imprenditoriali, giovani che si mobilitano, si mettono in moto. Ecco, io credo che è grande l'intento educativo di oggi quello di far capire ai giovani che devono mettersi in gioco, devono muoversi, non devono aspettare il posto fisso, devono mettersi in gioco, mobilitare le proprie risorse, tutte le risorse. Naturalmente c'è una responsabilità più grande che è quella dello Stato, che deve creare le condizioni perché poi questo investimento possa essere sviluppato realmente. E poi c'è un punto però che è interessante, no? Che quando nel Leopardi, nello Zibaldone, scrive che gli italiani non hanno costumi, essi hanno delle usanze, così tutti i popoli civili che non sono nazioni. Allora io mi chiedo, ma insomma, questa Italia è veramente impossibile che questa responsabilità sociale attecchisca nel vero senso della parola, in questo senso che noi stiamo dicendo, no? O si sta perdendo? Questo è un interrogativo che resta, no? Perché Leopardi diceva questo perché l'Italia evidentemente era troppo intenta a dividersi, le Marche sono al plurale, ma anche l'Italia è stata sempre al plurale, no? Stati, staterelle, principati, granducati che sono stati perennemente in conflitto. Lo diceva per questo motivo o lo diceva per qualche altra cosa? Ecco, questo mi interessa, io vorrei chiedere proprio al professor Sapelli, perché scriveva questo? Lo scriveva per la storia dell'Italia e il momento attuale in cui Leopardi viveva, o aveva notato qualcosa legato alle caratteristiche del nostro popolo? Questo è l'aspetto. Qual è gli altri aspetti della responsabilità sociale? La responsabilità di fare innovazione. Oggi le piccole imprese, come sapete, l'Italia ha il 98
90% delle imprese sono di piccola dimensione, 98-99 dipende a seconda di la dimensione dell'azienda che consideriamo, che prendiamo come riferimento, ma grosso modo meno di 100, ma meno di 50 è 98 sicuro, quindi dipendenti. Quindi dicevo, qual è la responsabilità che hanno queste imprese? Quella di primo di fare innovazione di prodotto, di processo, tutto ciò che serve comunque per andare avanti, per svilupparsi. Secondo, l'ampliare gli orizzonti del mercato di riferimento per forza di cosa. Terzo, non avere più quella presunzione di poter fare da soli, quindi doversi mettere in gioco insieme ad altri, secondo me, perché è impossibile che lo sviluppo oggi possa essere perseguito restando da soli. Quindi il discorso, vuoi che il discorso si porti sulla base azionaria e quindi sull'ampliamento della base societaria o azionaria con l'ingresso di nuovi soci, eccetera, vuoi che lo portiamo sul discorso delle reti, vuoi che lo portiamo sul discorso della collaborazione, le imprese devono superare quelle divisioni, devono mettersi insieme anche le imprese marchigiane. Io mi ricordo, lo dico sempre, una volta feci un'intervista a due imprese a distanza di 200 metri l'una dall'altra, facevano dei prodotti complementari e facevano ancora i cataloghi separati, cioè andavano in Russia a vendere i prodotti e lo facevano con cataloghi e mostre proprie, cioè assurdo, i prodotti erano complementari. E poi la pianificazione del passaggio generazionale, cioè di pensare a quando avviene il passaggio generazionale, perché il passaggio generazionale è uno dei più grossi problemi che affliggono le imprese di oggi. Io non so, credo che declino il concetto di responsabilità oggi soprattutto su questi aspetti, su questi versanti. L'ultima cosa, sentendo prima la ginestra, a me ha fatto venire in mente un'immagine, mi piace pensare a questa immagine, cioè all'immagine delle nostre terre distrutte dal terremoto, perlomeno per ampie parti, terre rovinate dal terremoto. Mi piace pensare alla scena della ginestra, cioè queste ginestre che nascono su un terreno lavico, no? Su un terreno arido. Ecco, su questo terreno mi piace pensare alle imprese come ginestre, imprese che quindi riescono a sopravvivere e a svilupparsi anche in un territorio, a nascere, a sopravvivere, a svilupparsi come fiori delle ginestre. C'ho questa immagine in mente, pensando appunto ai nostri territori e ascoltando la poesia della ginestra. Grazie. L'attento uditorio avrà notato che per brevità abbiamo interrotto la lettura della ginestra, anche perché credo che il massimo interesse sia quello di ascoltare i nostri relatori. E a questo proposito, come sezione leopardiana del Centro Studi, assumo l'impegno di organizzare una serata dedicata alla lettura e alla interpretazione della ginestra successivamente. E a questo punto altro non devo fare che passare il microfono all'amico Alessandro Meluzzi. Grazie caro Carlo. Io sono veramente felice questa sera. Di solito tutti gli interventi iniziano sempre con questa petizione di principio, un po' tautologica. Però sono veramente contento anche per aver rincontrato un vecchio amico come Giulio Sapelli, che conosco da una quarantina d'anni, ma che non vedevo da quasi un ventennio. Tanto noi veniamo da un'esperienza comune torinese, di una città che non è soltanto la città di alcuni stereotipi, la città della meccatronica, la città dell'industria, la città di Gramsci e di Gobetti,
ma è anche una città alla quale quell'aforisma, quell'espressione aforismatica delle magnifiche sorti e progressive dell'umanità, citate nella Ginestra, ma che riecheggiano anche un certo Geist ottocentesco e anche novecentesco, si è scontrato proprio in quella realtà con una dimensione della strana, misteriosa ciclicità della storia, che non so se sia quella di Nietzsche, che, come Giulio sa bene, si ricorda impazzì a Torino scendendo in piazza Carlo Alberto abbracciando un cavallo, ma forse perché a Torino non c'era nessun altro da abbracciare in quel nebbioso autunno, ma anche perché non so se la ciclicità della storia e la ciclicità dell'economia sia quella dell'eterno ritorno di Nietzsche o sia quello dei corsi e dei ricorsi vichiani, che scriveva La scienza nuova non tanto lontano da quel Vesuvio nella cilentana Vatolla qualche decennio prima, e che sempre mi ha fatto guardare all'economia, in particolare all'economia che fa Giulio, applicata alla storia e quindi anche alla geopolitica, con ammirazione e sospetto. Ammirazione e sospetto perché il tante volte citato, anche questa sera, rigore della scienza è sempre di per sé ambiguo, anche quando si applica a scienze di solito riconosciute più rigorose della geopolitica, dell'economia, della storia dell'economia, come per esempio la medicina. La professoressa Donati ha esordito con quella bella storia dei vaccini. Bene, è interessante la storia della medicina e la storia della biologia, perché ci spiega come questa singolare miscela di empiria storica e di rigore logico qualche volta abbia un'inversione dei termini della prova, perché i vaccini da genere in avanti incominciano ad essere applicati quando non c'era la benché minima idea di che cosa fosse il sistema immunitario, anzi forse l'idea di che cos'era il sistema immunitario nasce a partire dall'empiria dei vaccini, così come Semmelweis, lo studioso che ha studiato le febbri puerperali, ha introdotto la sepsi nelle sale parto, non aveva una benché minima idea della batteriologia e della virologia. Di cui parlano a caso Céline. E di cui non a caso parla Céline, che ha un forte senso tragico dell'histoire, no? Per non parlare poi, non so, di Mendel, che studiava gli alleli e i geni e la genetica senza sapere che cos'erano i cromosomi e cos'era la biologia molecolare. Quindi quando noi ci trinceriamo dietro al rigore come fatto logico, diciamo qualche cosa che è massimamente ambiguo proprio dal punto di vista della logica. Ecco, questo dal punto di vista dell'economia e dell'economia applicata alla politica, perché Giulio insegna economia politica e storia dell'economia, quindi due discipline direi esposte al massimo grado a questo rischio metodologico, credo lo espongano questa sera al premio La Ginestra a rendere conto di almeno un paio di domande che io vorrei cogliere l'occasione per fargli, visto che non dibattiamo insieme dai tempi del circolo Gramsci, forse, o giù di lì, cioè tanto, dell'istituto Gramsci, tanto tempo fa. Allora, oggi l'economia incontra alcune aporie essenziali, io credo. Perché l'economia, l'oikos nomos, cioè la legge dell'habitat, la legge dell'ambiente, la legge del fare, che sembrerebbe in qualche modo essere stata affidata da almeno alcuni decenni agli automatismi della filosofia utilitarista, quella per la quale Bentham può scrivere che è sufficiente che ognuno faccia bene ciò che deve fare perché si generi il bene comune. Il fornaio va a lavorare prima dell'alba nella sua bottega non perché sia un generoso fornitore di brioche calde per le mamme dell'asilo, ma perché sa che se non fa bene quel lavoro si arresterà anche la sua economia e la possibilità di nutrire i suoi figli. Quindi il bene comune si forma da quelle famose mille mani invisibili che costruiscono l'azione economica attraverso una dimensione logica ed empirica. Purtroppo, come il vecchio Charlie Marx, da noi ben conosciuto, ma direi più quello dei Grundrisse che quello del Capitale, spiega che c'è una dimensione strutturale dell'economia, ma c'è anche una potente dimensione strutturale, per la quale effettivamente gli uomini fanno anche alcune cose nel loro agire economico, non completamente legate alla legge della ragione, in tutte le scale.
in quelle dell'operaio ma anche in quelle dell'imprenditore, se no non ci sarebbero state le prediche inutili di Einaudi sulla bontà di certi prodotti imprenditoriali nei quali non è il mero profitto finanziario l'unità di misura del benessere, ma una dimensione che intreccia non soltanto la morale e l'etica, ma forse persino l'estetica in ciò che si fa. Quel compiacimento con cui l'imprenditore einaudiano guarda il crescere della sua impresa è una dimensione che va persino al di là delle sue concrete convenienze. Ecco, in questa dimensione in cui tutto sembra o sembrava logico, irrompe la questione post-marxista, questo è il paradosso che sollevo l'amico Giulio. Cioè il fatto che, siccome la grande contraddizione anche in Marx non è tanto quella tra capitale e lavoro, ma è quella tra scienza, tecnologia e natura, oggi noi andiamo verso una situazione economica in cui, da una parte, le leggi del globalismo, che è un fenomeno finanziario, ci spiegano che le migrazioni sono indispensabili perché il calo demografico italiano farà sì che coloro che immigrano qua diventeranno coloro che ci pagheranno le pensioni, perché la caduta demografica ha fatto sì che venga meno quella rialimentazione automatica del ciclo economico. Dall'altra parte però la tecnologia ci ha regalato un sistema nelle quali a tutti i livelli, compresi quelli, come dire, a bassa tecnologia, a basso labor intensive, a basso high tech, la tecnologia fa sì che oggi con un trattore, con GPS, si possano coltivare tanti acri di terreno quanti necessitavano 1000 schiavi afroamericani o 10.000 schiavi afroamericani 2 secoli fa, un secolo fa. Uno dei veri grandi problemi dell'economia del presente è che il lavoro umano è sempre meno necessario. E questo è un problema col quale alcuni studiosi come Jeremy Reifnick e altri sono misurati pesantemente, ma anche tutti coloro come Georges Latouche propongono generosamente la decrescita come modello economico, la centralità dell'ambiente, o la green economy, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che qui ci troviamo di fronte ad una prima aporia, cioè il fatto che questa dialettica economia, lavoro, prodotto sembra spezzata innanzitutto dalla tecnologia che l'uomo ha prodotto per diminuire la fatica del lavoro e il lavoro in generale. E allora le ricette socialdemocratiche classiche, quelle di Karl Popper, il salario di cittadinanza, lavorare meno, lavorare tutti, rivelano, come Giulio sa bene, i loro limiti drammatici quasi immediatamente. Ma certamente la soluzione non sono le migrazioni globaliste, questo è fuori di dubbio, anzi semmai di fronte alla prospettiva ragionevolissima di un diffuso salario di cittadinanza come unica possibilità, guardate bene, io non sono grillino, tutt'altro, ma insomma la necessità di fornire purtroppo a ciascuno un bene di sostentamento limite e lì, come dire, elementare, perché come dire, la dimensione della produzione diventa sempre meno importante, la dimensione del consumo diventa l'unica veramente ineludibile di fronte ad un'economia del prodotto. E questo è un problema antropologico non piccolo, e certo è un problema ai quali la scienza economica tradizionale, di fronte a cui la scienza economica tradizionale, per intenderci quella di Keynes o quella di Milton Friedman, è totalmente disarmata. Allora io credo che uomini come Giulio Sapelli, mi avvio a concludere, possano essere davvero leopardianamente quell'interfaccia tra scienze calde e scienze fredde, tra umanesimo, cultura e numeri, perché i problemi che ci troviamo da fronte sono problemi immensi e sono problemi che anche la storia dell'Accademia oggi rivela in tutta la sua complessità. Non è un caso che un grande psicologo delle emozioni, delle percezioni, delle cognizioni come Kahneman vinca un premio Nobel per l'economia. Perché vuol dire che evidentemente, questo Giulio Sapelli lo ha scritto anche recentemente in alcuni suoi saggi, la dimensione culturale, direi nel senso witzinghiano del termine, oggi prevale su quella numerica nell'economia. Allora, di fronte a questo, se l'economia non è un problema di puro prodotto, perché di prodotto ce n'è anche troppo e di macchine che lo fanno ce ne sono anche troppe, e con macchine sempre più automatizzate che costruiranno altre macchine, che è la dimensione della robotica, questo è il futuro, e le biotecnologie che renderanno tutto questo ancora più drammatico, che ce ne facciamo di tutta questa gente?
cominciando da noi, che noi stiamo diventando sempre meno, ma i più che invece continuano a riprodursi nel mondo non hanno ascoltato le prediche del Club di Roma, come per fortuna, e quindi ci troviamo di fronte, come dire, ad una sfida di fronte alla quale si intrecciano inesorabilmente morale, etica, economia, estetica, filosofia del diritto, antropologia, ma direi persino la filosofia dell'essere umano, dell'umano e del postumano. Allora è chiaro che le Marche, certo, sono una piccola isola felice. Il postumano è di moda nella biopolitica, adesso con le biotecnologie, con i cloni, sono stronzate con le quali purtroppo l'umanità dovrà misurarsi e si sta già misurando drammaticamente, anche perché tra le tante aporie che ci sono in queste cose che io ho cercato di sollevare, sollevando dubbi evidentemente piuttosto che risposte, c'è anche il fatto che gli addendi e i fattori tra conservazione e rivoluzione si sono paradossalmente invertiti negli ultimi 20 o 30 anni di storia dell'Occidente. Cioè, quando Giulio ed io facevamo politica nel Partito Comunista Torinese, difendere, come dire, gli interessi del lavoro era il centro fondamentale dell'azione della sinistra. Poi c'è una bella battuta che mi piace molto, che dice che il populismo è la definizione che le élite danno ai popoli quando perdono il controllo sui popoli stessi. Trovo che sia una definizione insuperabile. Ecco, l'ondata populista con la quale l'Occidente industriale e post-industriale si sta misurando e si misurerà di più e ancora di più, è il portato di queste sfide, semplicemente. Quando, come dire, le plebi che sono state abbandonate dalle élite che dovevano governarle si domandano che cosa sarà di loro in questa, a me verrebbe da chiamarla sconsiderata, ma ci metto, come dire, un mio dato ideologico forse, globalizzazione, evidentemente fanno inesorabilmente una ipotesi operativa anche su una scelta piuttosto antiestetica come quella di Donald Trump, per esempio, o di mille altre situazioni di questo genere che potremmo vedere anche alle latitudini europee, che non sto a riassumere perché le conoscete meglio di me. Allora, tutto questo, badate bene, non è follia soggettiva, ma è l'espressione di una domanda, direi, epistemologica che non ha risposta e neanche alla quale pensatori illuminati ed illuminanti come te hanno ancora, perché forse non è possibile darle queste risposte per la perfetta imperfezione della conoscenza umana, ma erano queste le domande che stasera con affetto ti volevo fare. Grazie. Prima di procedere alla consegna del premio, ascoltiamo l'intervento del nostro premier. Dunque, innanzitutto, grazie. Come diceva Goethe, viene dal cuore ciò che deve colpire il cuore. Quindi la prima cosa, devo far parlare il mio cuore più che la mia mente. Sono giunto al termine della mia vita, ho 71 anni tra poco, e devo dire che più gli anni avanzano e più lasciamo dietro di noi quello che è stata la storia, perché la storia passa attraverso la nostra coscienza, ci sono tanti tempi storici e il tempo più importante che sentiamo è quello che passa attraverso la nostra anima, la nostra psiche, non la nostra sensibilità. E devo dire che questo premio è quanto di più inaspettato, ma di più caro che mi poteva capitare. Perché nella mia giovane storia, Menuzzi sa un po' parte della mia vita, io sono, certo, ho insegnato in tutte le università del mondo, ma vado in pensione il 1° novembre con 52 anni di contributi. Io sono uno studente serale, ho fatto le scuole serali, sono andato a lavorare giovanissimo. Ho avuto poi una fortuna nella mia vita, a 19 anni sono entrato in Olivetti. Adriano Olivetti era morto da 6 anni, il figlio Roberto era ancora vivo. L'Olivetti era una cosa meravigliosa. Naturalmente
mi ha insegnato soprattutto il dovere. Per 8 mesi ho contato quanti buchi c'erano nelle schede meccanografiche. Quindi attorno a me c'era la scienza, c'era la cultura, ma c'era la precisione, c'era il senso del dovere. E poi ho preso la mia strada, che era stata quella di dividermi dall'industria, di fare il professore universitario. Sono pieno di rimpianto per aver preso questa strada, ma con l'industria ho sempre conservato un filo stretto, profondo. Sono stato in importanti consigli di amministrazione e questo viene il mio rapporto con le Pardi. Da ragazzo avevo due cose, due emblemi sulla mia piccola scrivania di una casa di ringhiera in via Sant'Anselmo 18, davanti alla sinagoga, ti ricordi? San Salvario. Avevo un busto di Dante, perché ero appassionato di Dante, e avevo una piccola edizione che mio padre mi aveva regalato quando avevo compiuto 14 anni dei canti di Dante, di Leopardi, che era poi la versione tascabile, per certi versi, di quello che sarà poi la grande pubblicazione di Le Monnier, delle opere complete di Leopardi. Anch'io. Sono riuscito a comprarlo attraverso quest'altra mia passione, che è la bibliomania. La bibliomania. Ho questa edizione, Le Monnier, meravigliosa, insuperata. È vergognoso che questo paese non abbia dato una veste alle edizioni nazionali leopardiane come avrebbe dovuto dare. Ho visto adesso la traduzione americana di Leopardi, la New York World Books, quel grande studioso che è stato citato poc'anzi, e ho visto l'edizione americana che mi sono fatto arrivare. Devo dire, è curata con un'acribia filologica straordinaria, e questo mi porta a venire noi. Vedete, c'è un presupposto filosofico che i marxisti e i liberisti, dato che oggi siamo in un'età di controrivoluzione ordoliberista, diciamo che per i liberisti e i marxisti condividono una falsità epistemologica, che il centro della società sia l'economia, e c'è il centro della società è la società, e ciò che decide dell'economia è la cultura. È totalmente diverso da quello che si pensa oggi, e quando si parla troppo di economia vuol dire che c'è una cultura che fa sì che si parli troppo di economia. E naturalmente nessuno spiega bene qual è l'economia dominante, che è quella dei neoclassici, che ipostatizzano che il mercato allochi perfettamente le funzioni della produzione, che è quanto di più falso e sbagliato esista. Il mercato è un'allocazione dei fattori della produzione completamente irrazionale. Se poi la mettiamo assieme un'allocazione dei diritti di proprietà di tipo capitalistico puro, l'irrazionalità diventa pervasiva. Oggi siamo in una fase, per questo dico, sono essenziali le parole di Leopardi. Guardate che Leopardi ci fa uscire, come coloro che hanno parlato prima di me sanno molto prima di me, ci fa uscire da una lunga stagnazione, da una decadenza intellettuale. Che dal 500 l'Italia non appresava più nulla. È successo ciò che capita adesso con le piccole imprese o i figli degli imprenditori, no? Che non fanno più gli imprenditori perché gli si fa fare l'università, si montano la testa, vanno in America, pigliano un master, cosa terribile, a parte il fatto che esiste la Bocconi che ha distrutto gran parte del nostro patrimonio industriale. C'è una diretta proporzionalità tra i laureati in quella pseudo-università lì e la decadenza di questo sistema. Questa è una cosa essenziale, che lì si impara solo a essere aggressivi, violenti, e poi non si sa l'economia. Si sa un'inferma tecnica, che sono le tecniche di portafoglio, e queste cose... Io quest'anno volevo... Poi torno subito sulle parole, volevo finire, è l'ultimo corso che farò solo quello di economia politica, volevo finire un corso su quello che io reputo il più grande economista che ci sia mai stato, che è Davide Maria Riccardo. Bene, non posso farlo perché nessuno stampa più in Italia Riccardo.
telefonato alla UTE, mi dice: i principi di economia politica e dell'imposta. Professore, ne abbiamo una decina in magazzino in tutta Italia. Cioè, non si legge più Ricardo, non si legge più Schumpeter, non si legge più Marx, si legge questo economista infermo che è Keynes, che non risolve nulla, è come l'acqua calda che quando la metti su una ferita peggiora la ferita, perché quello che sta facendo Draghi ci porterà alla rovina, così come quello che sta facendo la Germania. Cioè, siamo in un mondo di deflazione secolare. La riproduzione della forza lavoro non costa quasi più niente, perché ci si può andare in un grande magazzino, mettersi e vestirsi come dei selvaggi, come la maggioranza della gente si veste oggi, con circa 40 euro. Mangi delle cose schifose, ma ti riproduci. E il problema, quindi, altro che le magnifiche sorti e progressive, è iniziata la decadenza del sistema capitalistico, che non è un sistema razionale, che impedisce la crescita dei fattori produttivi. La tecnologia si è liberata ed è un fattore esogeno per certi versi, non è più endogeno al sistema economico, perché un sistema economico endogeno produce una tecnologia, come era un tempo, che fa aumentare ad esempio la produttività del lavoro. Adesso tutti si interrogano e nessuno riesce a dare una risposta. Come mai con questa ondata di tecnologie, soprattutto con queste cose inutili, qui sono inutili, servono solo per fini militari, nascono di lì, e per fortuna che servono, e per fini di controllo della sicurezza, ma per il resto generalmente le conversazioni che facciamo su queste cose, arrivo, butta la pasta. Io sono stato tra uno dei fondatori di TIM come advisory. Questa cosa non eravamo convinti che non servisse a niente. Ma sono diventato una prozzi. Sono diventati una prozzi, qui arriva l'altro discorso, umano non umano, poi dopo te lo sviluppiamo dopo. Però il problema allora di fondo qual è? Che non aumenta la produttività del lavoro. La produttività del lavoro decade continuamente. Come si spiega che tutte queste ondate di tecnologia, perché vedete, ciò che fa l'economia mondiale e che fa un sistema importante, anche se vogliamo nazionale, è la produttività del lavoro e la collocazione nel commercio mondiale. Queste sono le cose da guardare, come va il commercio mondiale e la produttività del lavoro. Tutti e due scendono, ogni tanto hanno dei rimbalzi. Allora, unite a questo il fatto che siamo entrati in una nuova fase di decolonizzazione radicale, dove il rapporto nord-sud del mondo si è completamente squilibrato, perché gli imperi si sono ritirati dalle parti del mondo dove l'accumulazione capitalistica non si è affermata completamente. Gli inglesi hanno abbandonato il Golfo nel 63. Gli Stati Uniti hanno ormai messo, cioè tre grandi famiglie sono riusciti a distruggere, a avviare la distruzione, quasi la potenza più grande del mondo, la famiglia Bush, la famiglia Clinton e la famiglia Obama, finanziarizzando l'economia americana e deindustrializzandola, e soprattutto impedendo che gli Stati Uniti continuino a esercitare quel ruolo dopo la caduta dell'impero britannico indispensabile, che è di esportare sicurezza e controllo militare sul mondo. E naturalmente il ritiro degli imperi, gli unici che ancora hanno mentalità imperiale sono i francesi, ma non ne hanno i mezzi. Adesso la Francia è impegnata in un ruolo ciclopico, l'alta massoneria francese, non il Grande Oriente, ma il rito scozzese, è impegnato in una sforza ciclopico di riaffermare il ruolo della Francia nel mondo, dato che hanno perso ogni speranza di realizzarlo in Europa, perché lo scontro con la Germania è impari, i tedeschi hanno già vinto. Vogliono ricreare una potenza imperiale in Africa. E questo, tutti i casi, da Regeni alla Libia, diciamo l'arrivo di Macron rappresenta questo, il ritorno a una posizione imperiale della Francia.
che l'unico, è rimasto l'unico paese che ha una cultura imperiale. Ma questo vuol dire anche che la questione della migrazione interna non sono più solo un fatto di esercito industriale di riserva, sono usate come un'arma distruttrice delle nazioni. Un'arma distruttrice delle nazioni che però non si considera, e questo pensiero leopardiano è fondamentale, che le civiltà, le passate stagioni, le presenti e vive sono di lei. Non esiste il concetto di progresso, il concetto di progresso non è scientificamente e storicamente comprovato. Ha molto più ragione Vico che gli illuministi. Il pensiero illuminista, per carità, ha prodotto Montesquieu, che è stato uno dei pilastri. Ma già Rousseau, grande pensatore post-illuminista, non a caso tormentato dal pensiero della presenza di Dio, no? Cacciato da Ginevra, Rousseau aveva già capito tutto, che la persona nel mondo cominciava, quello che allora si chiamava la modernizzazione, poi l'abbiamo chiamato noi la modernizzazione, e beh, la civilizzazione poteva anche fare dei passi indietro. Se avanza una cultura che non produce musica, ci sono, la maggioranza dei popoli che vive sulla terra non ha prodotto Bach, non ha prodotto Beethoven, non ha prodotto Caravaggio e Michelangelo, l'abbiamo prodotta solo noi europei. E tra un po' il mondo avrà uno squilibrio demografico, come aveva già previsto Malthus, e devo dire l'unico in Italia che l'aveva provvisto è il mio giovane amico, giovane, ho 5 anni meno di me, grande amico Domenico Siniscalco, in un articolo memorabile che abbiamo scritto in un PBA in Audi, lui disse: guardate che il problema fondamentale saranno le migrazioni. Sud no, allora l'ho preso tutti per pazzo. E guardate che però questo è il problema, le migrazioni non sono solo un problema di ordine pubblico, sono il problema che avanza una disponibilità della persona, del soggetto verso il mondo, che questo soggetto non riesce a esprimerci artisticamente. Io, quindi Leopardi aveva capito tutto, vedete, Charles Péguy diceva che la speranza è una virtù bambina, la si può prendere per mano e camminare con essa. Lo scrisse in quel libro meraviglioso che è Notre Jeunesse, che tutti i giovani dovrebbero leggere. Poco prima di morire, lui cristiano e socialista, come volontario nella Prima Guerra Mondiale. La speranza è una virtù bambina. Prendiamola per mano e camminiamo per essa. Il problema vero è che però che il radicalismo non pessimista, citavo prima col Conte il grande libro di Luporini, che poi sulla scorta di Sebastiano Timpanaro è quello che ha interpretato meglio Leopardi, no? I due interpreti filosofici sono Timpanaro e Luporini. Luporini dà un'interpretazione progressiva di Leopardi, perché svela, disvela, spoglia, strappa i veli dalla realtà. Perché noi, amici cari, viviamo in una realtà nascosta. Leopardi ha questa potenza espressiva. Ti fa capire che c'è un senso delle cose che non è quello dell'opinione comune. Eh? Perché dice a Giordani che lui ha un bisogno di verità? Quando Giordani va a casa, cerca di mediare con la famiglia, no? Questo signore che veniva dal... E che poi viene accusato dal padre, questo giornale, e questo, esatto, è questo Giordani che me l'ha traviato. Questo, Giordani era un uomo di bassissimo conio, cioè voglio dire, non era nulla rispetto a Leopardi, però interpretava bene lo spirito del tempo. Ma Leopardi gli dice: io ho bisogno di verità. E qui non si è né pessimisti, questa cosa ridicola. E naturalmente, se uno ha bisogno di verità, dice le cose come sono. Leopardi è perché dice, pronuncia la parola di la verità. Nulla al verde. Ecco, quindi voi capite bene che questa presenza è quella che manca oggi.
Beh, innanzitutto, se parliamo di economia, oggi l'economia è in mano dei folli. Cioè, hanno scambiato la matematica per l'economia. L'economia è una scienza sociale. Attualmente, poi potremmo discutere, naturalmente loro si occupano del consumo, noi ci occupiamo della produzione. Noi vogliamo sapere come si produce la ricchezza nel mondo e se le forme di allocazione della proprietà sono razionali o no. Il problema è che adesso le forme di allocazione della proprietà non sono più razionali. In questo caso la proprietà capitalistica finanziaria distrugge la crescita. Voi sapete bene che le grandi multinazionali al mondo non investono più. Oggi aumenta la popolazione, ma abbiamo meno raffineria, abbiamo meno acciaierie, abbiamo meno industria, a parte questa stupida, a parte l'ondata e questa chiamata, l'ondata di neo stregoneria che passa sotto il nome dell'ambientalismo, no? In gran parte sono correnti culturali che il nazismo aveva espresso pienamente, no? Il folk, la natura, lo steinerismo, no? Oggi è di gran moda, no? Tutto quello che è natura e biologico, insomma, ci dicono delle cose assurde. Ecco, bene, ma il problema vero è che adesso le multinazionali non investono più nella riproduzione capitalistica, ma investono nell'attività finanziaria, e che non crea nulla. Fanno operazioni di buyback, comprano le proprie azioni per valorizzare la borsa. Ecco, fino a quanto può durare così? Il popolo degli abissi cosa farà? Il popolo degli abissi vive nella deflazione, riproduce se stesso con pochissimo, vive in una povertà estrema. A Milano sapete che ci sono alcuni, io continuo a far parte della conferenza di San Vincenzo, porto dei pacchi ogni tanto la sera e prendo il taxi perché sono, insomma, sono un vecchio snob. Ho una sprezzatura aristocratica, insomma, non mi va di mescolarmi sui tram, eccetera, piglio il taxi. Sapete che i taxisti in certe zone a Milano non mi portano più dopo le 8, perché è terra di nessuno, non va neanche più la polizia, anche perché spesso non hai soldi per la benzina grazie all'austerità teutonica impostaci. Quindi questa è l'attualità leopardiana. Mai premio mi è più caro come questo, perché è vero che la ginestra poi ha un afflato di universalismo, no? Sì. E questa è la cosa che lei ha posto in evidenza. C'è un'umana solidarietà. Unico rimedio contro la natura madre, ecco, e matrigna. Ecco. Qui oggi la natura invece viene presentata come sempre benigna, perché abbiamo questa stolidità, questa stupidità ambientalista, no? questi imbecilli, no? Che arrivano fino a non far vaccinare i ragazzi, no? Questo è il dramma. Però l'umana solidarietà oggi non ha più la linfa da cui, e qual è questa linfa? È la cultura. E qui c'è qualcosa che riguarda l'Italia, ma riguarda tutto il mondo. Io ho insegnato, credo, all'università di tutto il mondo, salvo in Cina, perché non voglio stare negli stati nazisti, insomma, meno. Ma voi sapete come sono finanziati in Europa, grazie all'uomo che ha fatto più male a questo paese, che è Prodi, e all'Europa, come sono finanziate le università? Sono finanziati in base al numero dei laureati. Un tempo in università si entrava in 100 e si usciva in 20. Mi si dice non si forma la classe dirigente, ma è la selezione che forma la classe dirigente. E il senso del dovere, la società dei diritti ci ha avanzati tutti. Tu adesso, se tu bocci, il rettore ti scrive, dice: guardi che lei, se va avanti così, il suo dipartimento non avrà la ripartizione dei fondi. Hai capito? Naturalmente questo ha portato in 20 anni un decadimento del livello degli insegnanti. Oggi chi fa il professore universitario è bravo nella didattica. E poi questa cosa terribile che facevano solo nei paesi stalinisti o nazisti, il fatto che gli studenti giudicano i professori. È una cosa spaventosa. La scienza va dall'alto in basso, non va dal basso in alto. La cultura o è aristocratica o non è.
nella sua formazione. Si fonda sulla divisione del lavoro. C'è chi deve avere tempo per studiare, ve lo dice uno che ha cominciato a lavorare quando era ragazzo. A lavorare manualmente, facevo il fotoincisore. E come volete che si formi la classe dirigente? Quando tutti devono avere tutto subito. Come volete che si formi la classe dirigente? Ma voi non avete mai parlato con un professore universitario che ha sotto i 40 anni, non sa nulla, è iper specializzato, è già un professore dell'università nordamericana, dove vanno avanti quelli che nuotano più veloci dei coccodrilli. Questo è il dramma, ecco, ma lo sai bene, ma non lo si dice mai, e noi stiamo decadendo. Questa è un'epoca di decadenza. Dove finirà questo paese? È già finito, dov'è? È stato spogliato dalla sua industria. Insomma, abbiamo avuto hanno votato, non hanno votato. Diciamo, le tecnocrazie ignoranti hanno imposto un primo ministro in Italia che nel momento della crisi aumentava le tasse. Non a caso era il rettore della Bocconi. Abbiamo avuto in questo paese, in Italia, un'ideologia, il ciampismo, per cui per cambiare gli italiani avevano bisogno di uno shock esterno. Padoa Schioppa, i bamboccioni, no? Andate a dire a un francese: la Francia ha bisogno di uno shock esterno, ma ti sfida a duello, andatelo a dire a un tedesco. Questo, Leopardi, gli italiani non hanno virtù, ma solo abitudini, usi e costumi. Quindi non sono nazione. E quindi non sono, perché come diceva Otto Inze, cos'è una nazione? Cos'è uno Stato? È un popolo che ha una comunità di destino. Ad arme di lingua d'altar, di memorie, di sangue, di cose. E di cosa? Manzoni. Il popolo è uno Stato, è una nazione, deve esserci una comunità di destino. Quindi l'Italia non ha una comunità di destino, è l'unico paese dove degli uomini politici in un sistema democratico, quale che sia, aspettano all'estero di essere inviati da quella potenza che li paga, li mantiene all'estero, di fare politica in Italia. Il signor Letta è direttore d'études a Sciences Po. Ma come tutti gli altri? Ma quale paese capita questo? Quale? Nessun paese. Naturalmente il pericolo qual è? Che ce lo chiede l'Europa. Il pericolo qual è? Che la risposta sia una risposta nazionalista, che è molto diverso da una risposta patriottica, perché la patriottica è la consapevolezza della patria, che abbraccia le altre patrie. La nazione è qualcosa che si scaglia contro le altre nazioni. Ben Johnson l'aveva detto magnificamente, no? Allora, questo è il problema, questo paese non ha più il senso della patria, e questo è un problema grave. E la globalizzazione, guardate, la globalizzazione non è un problema, c'era più indipendenza economica prima della prima guerra mondiale che oggi. In fondo la prima guerra mondiale è stata catastrofica, perché come sono crollati gli imperi, l'impero ottomano, l'impero zarista, l'impero austro-ungarico. Abbiamo avuto 38 monete in Europa, nazionalismo economico, eccetera. E naturalmente oggi abbiamo, se voi pensate che all'ONU nel 45 erano nel 48 c'erano 45 nazioni rappresentate, adesso sono quasi 200. Allora, il principio di nazione va bene, ma deve essere temporato da un principio imperiale. Cioè, la fine degli imperi è stato un grande problema. Se adesso finisce, se gli Stati Uniti si indeboliscono, è la fine del mondo, perché la Cina è una potenza aggressiva e soprattutto è una potenza nazista. Io poi penso, ma questo è il mio
la mia visione di economista d'antan, una volta credo che la Cina non possa assolutamente svilupparsi di più, è già in crisi e i problemi del mondo saranno i problemi che la crisi cinese esiste. Sapete già adesso che Xi Jinping ha ordinato ai capitalisti cinesi di non investire all'estero, perché hanno grandi problemi, mentre hanno un'iperfinanziarizzazione, hanno scarsità di investimenti. Quindi allora è una situazione tragica del mondo. Ecco, probabilmente l'Europa si avvia verso la decadenza e dal punto di vista della maggioranza della popolazione c'era una popolazione che nella sua cultura non ama la musica, non produce la musica e non ha la rappresentazione iconografica. Grande problema. Io che sono un appassionato di musica e amo molto, seguo le cose, come può esistere un mondo senza Bach? Dove non si suoni più Beethoven, o come ci si rifiuti di dipingere perché non bisogna rappresentare nulla. Questo è il vero problema, non è il terrorismo è un problema di intelligence e noi italiani siamo i più bravi al mondo. Infatti, come vedete, in Italia non ci sono attentati perché negoziamo, trattiamo, ci infiltriamo, cioè. Quindi il problema del terrorismo è un problema di coordinamento dell'intelligence. Il problema vero è il cambiamento, cioè il cambiamento di orizzonte e di suono culturale. Su questo siamo messi molto male. Perché? Perché non c'è più una classe dirigente, perché non ci sono sistemi per formare una classe dirigente. Essenziale, qui non ci aiuta Leopardi, ma ci aiuta la disperazione. Qui vedete, l'unico modo per avere speranza è essere disperati. Sei talmente disperato di come vanno le cose che dici, vabbè, poi sai che c'è, la storia non è che un tunnel dove si odono grida e lamenti, buio, dove ogni tanto appare la luce di Dio, quello che Pascal chiamava le Dieu caché, il Dio nascosto. Bisogna sperare che questo Dio nascosto si riveli e ci dia la spinta per ritornare a pensare all'umanità come bene comune, e questo bisogna farlo la politica. E quindi, però è molto duro e molto difficile. Non so cosa, io credo che ciò che ci danneggi di più è lo stolido ottimismo. Ci dica qualche cosa per i giovani, per assicurare, soprattutto gli imprenditori, che in maggioranza sono dei beoti, no? Sì, perché sanno fare l'imprenditore, ma sono incolti, non leggono niente, non proprio loro dovrebbero essere classi dirigenti, hanno rinunciato ad esserlo. Basta vedere come trattano adesso la gente nelle fabbriche, un tempo non sarebbero state permesse queste forme di neoschiavismo e di disprezzo dei lavoratori. Ma bisogna, non si può essere stolidamente ottimisti, no? Mi dia una parola per assicurarsi, no, dobbiamo essere consapevoli che il momento è gravissimo. C'è il declino della civiltà occidentale e alle porte. Per carità, se leggete Boezio, no? Chiuso nella sua torre quando l'impero romano era ormai terminato, arrivavano i visigoti, l'abbiamo visto, ma adesso la decadenza ha una potenzialità distruttiva immensa. Ma dico, ma vi rendete conto di cosa sta capitando nelle nostre discoteche? E nessuno fa niente. Se esistesse una spinta per reagire alla decadenza, uno Stato dovrebbe chiuderle tutte le discoteche e i genitori dovrebbero impedire tutti ai figli di uscire alle 11. Molto semplice. Se invece continuiamo lo Stato e i genitori a comportarsi come ci continuiamo a comportarci, ma è la fine della civilizzazione. E quindi leggere Leopardi fa assai bene. Grazie. Non sono entrato nelle questioni tecniche perché non mi pareva il caso. Io chiamo l'avvocato Francioni per la consegna del premio. L'avvocato Francioni mi consegnerà quale premio? La ginestra immagino. Certo. Il premio è una statua che rappresenta la solidarietà. Mi sposto perché ti premio.
prodotto dal nostro sponsor fondamentale Marco Giorgio. Morena, la motivazione. Meglio! Lo speravo tanto. Mi sento un divo del cinema. È vero. Non ho più le fisiche di gol. Ma è bellissimo. Leggiamo la motivazione, professore. Premio La Ginestra 2017 al professor Giulio Sapelli per la consonanza del suo sentire con i principi di verità e di umana solidarietà affermati da Giacomo Leopardi nel canto La Ginestra. Conclusa la parte ufficiale della serata con la consegna del premio La Ginestra al professor Sapelli, rimane un aspetto per noi molto importante, che è quello dell'anniversario del tragico terremoto del 2016 che ricorre giusto quest'oggi. Scusa Carlo. Ecco, al premio La Ginestra quest'anno è stata consegnata la medaglia del Senato della Repubblica. Io avrei il piacere di consegnarla a nome del premio e dell'associazione nelle mani della professoressa Donatella Donati.